19.07 minuti di questo decimo giorno del mese di febbraio 2021, qui a Radio 6, 98.100 in modulazione di frequenza. Un cordiale saluto anche a tutti gli amici di Città Celeste TV collegati con noi in questo momento. Come vi dicevo, dopo aver ascoltato la bellissima, bravissima cantante Siria, andiamo avanti con e anche Valerio Marcangeli, il nostro inviato da Formello. Entriamo nel dibattito della nostra trasmissione andando a giocare questa partitissima che ci sarà domenica allo stadio San Siro alle 20:45 tra Inter e Lazio. E quindi andiamo a salutare subito il nostro Renzo Garlaschelli. Renzino, come stai? Dottore, buonasera, come va? Tutto Bene, bene? bene, bene. Bene. Beh, voglio dire, se dobbiamo fare una sfida tra grandi bomber per cercare di raccontare Inter-Lazio, secondo te chi può essere il tuo interlocutore? A questo punto dico No, Immobile. Immobile, no, no, no. Parliamo di un giocatore dell'Inter. Roberto Boninsegna, buonasera. Buonasera, buonasera, ciao Garlaschelli, ciao, Ciao ciao. carissimo, come stai? Che piacere sentirti, come stai? Ti ringrazio, io abbastanza bene, abbastanza bene. Ecco, saresti stato l'ideale per me, una bella ala destra così che andava sul fondo, metteva la palla in mezzo. Intanto Roberto, grazie, grazie per aver Prego, accettato, prego, per aver prego, prego. accettato il nostro invito. Allora, Inter-Lazio, una partita incredibilmente importante, uno scontro diretto che secondo me mai come in questo momento può delineare veramente quelle che sono le ambizioni di queste due squadre. Roberto, che partita sarà? Ma è una partita difficile per entrambe perché sono due squadre, adesso la Lazio poi ha recuperato. L'Inter sta attraversando un momento difficile perché è fuori da tutte le coppe, fuori dalla Coppa dei Campioni, fuori dalla Coppa Italia, fuori dall'Europa League. Praticamente c'è Campionato. rimasto il campionato, perciò diventa una partita determinante anche per l'Inter perché a un certo momento, se anche quest'anno non c'entra nessun obiettivo, l'anno scorso nemmeno uno dei quattro che si era prefissa, se sbaglia anche quest'anno non so come va a finire. Perciò credo che l'Inter giochi il tutto per tutto e la Lazio logicamente trova una Lazio in gran spolvero, specialmente nel suo centravanti. Renzino, che partita sarà? Che ti Beh, aspetti? Stefano, ha detto tutto Roberto, è una partita difficilissima per tutte e due le squadre. L'Inter naturalmente si gioca tutto, è vero quello che sta dicendo. L'Inter è fuori da tutte le competizioni, gli è rimasto solamente il campionato. Il Milan non molla, le squadre sono lì, perciò sono una partita delicata, sia dalla parte dell'Inter che dalla parte della Lazio. Da tutte e due, è una partita difficilissima comunque. Come affrontarla, Roberto? Cioè, voglio dire. Come affrontarlo? Ormai credo che si conoscano. Prima di tutto bisogna marcare Immobile perché lui, come tocca la palla, fa gol in un periodo di forma. Merita la nazionale, è un giocatore così. Insomma, ci sono dei giocatori validissimi perché altrimenti non arriverebbero a giocarsi, diciamo, le prime posizioni. Certo. Perciò diventa difficile anche fare un pronostico. Logicamente, Garlaschelli terrà la Lazio, io tengo l'Inter, Beh, certo. il pareggio forse E penalizza tutti invece dal punto e di vista dell'atteggiamento, visto che ormai poi ne parliamo magari con l'avvento del Covid, praticamente non esiste più il fattore campo. L'Inter, Roberto, è una squadra che deve aspettare la Lazio, attaccarla, cioè come te la immagini questa partita? ma l'Inter oggi è una squadra che vive su Lukaku, no? Il giocatore più importante è Lukaku. Ieri sera ha giocato male, probabilmente risente ancora dello scontro con Ibrahimovic, ecco, perché è un bravo ragazzo, da quello che mi dicono. Sì. Con Lautaro penso che sia una delle coppie più belle d'Italia, ecco, perché uno fa la prima punta e l'altro fa la seconda punta. Perciò si completano, ecco. Poi la difesa è ottima, diciamo che se qualcosa manca all'Inter è il centrocampo, manca un regista, quello che invece la Lazio ha, perché Brozovic è un regista inventato, lui è un trequartista, ecco.
Non c'è proprio, diciamo, il grande regista, non so come c'era Frustalupi, come c'era Suarez, come c'erano, non so, Bulgarelli, Sessisti, di interni ci manca quello a metà campo. Renzo? Ma sì, è difficile stabilire, sai, poi Roberto lo sa meglio di tutti quanti, no? Quando si gioca a calcio magari prepari la partita e poi te la trovi un altro, bisogna vedere anche come sta l'Inter, come sta la Lazio. È chiaro che sono due squadre con due che sanno giocare a calcio. L'Inter cercherà, l'abbiamo visto anche ieri sera, se abbiamo visto la partita, ha fatto poco perché non ha fatto un tiro in porta, però ha cercato di fare la partita. La Lazio altrettanto, da parte sua, una squadra che non al suo gioco, perciò se la giocheranno a viso aperto, credo, tutte e due. Senti Roberto, che ne pensi? Non so, sicuramente avrai visto la partita ieri sera, no? E avrai anche visto quello che è successo nel finale di partita, insomma, Agnelli e Conte che si sono mandati a vaffa, ecco, insomma, questo ecco. Voglio dire, ci sono delle prese di posizione importanti, come quella di Paolo Bonolis, che dice, insomma, il solito stile Juventus, e Giletti, grande tifoso juventino, che dice, in questa storia c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, indipendentemente da quelle che possono essere poi reazioni a caldo, di campo, eccetera, eccetera, ma perché succedono queste cose, soprattutto tra Inter e Juventus? Ma sono cose che squalificano un po' tutti, ecco, perciò sarebbero meglio che non succedessero, ecco, poi a quel livello lì, anche perché per il tifosi, dopo uno tiene la Juventus e l'altro tiene l'Inter, ecco, perciò, però hanno perso tutte e due, secondo me, ecco, perché quando succedono queste cose, specialmente personaggi di questo tipo, ne va anche dell'immagine del calcio, ecco, perciò bisognerebbe stare anche attenti. Ma tu la senti? C'è delle ruggine vecchia ancora quando Conte era la Juventus che è stato mandato via. Ecco, certo. Ma tu la senti questa rivalità con la Juventus, Roberto? Ma la rivalità c'è sempre stata, ecco. D'altronde quando due squadre sono di vertice c'è sempre rivalità. Perché quando ero all'Inter era la squadra da battere, quando sono andato alla Juventus ho vinto due scudetti a Coppa UEFA e vedevo che era la squadra da battere. La Juventus in questi anni ha vinto 9 scudetti su 9, ecco, perciò è la squadra da battere, ecco, tutti vorrebbero battere la Juventus. Renzo, tu che ne pensi di quello che è successo ieri in campo? Ma sì, questa è un'altra storia, succede, hanno fatto una brutta figura tutti e due, non so cosa è successo, di chi è la colpa, ma è evidente che qualche cosa tra i due è rimasta, un po' di ruggine è rimasta, è brutto vedere, purtroppo oggi con le televisioni che ti riprendono al primo al 90° minuto può succedere anche questo, certamente non è stata una bella figura da parte del presidente, da parte di Conte. Conte è un po' fumino, si sa, no? Il presidente della gente non lo conosce. Lui è un po' fumino, potevano anche evitare, insomma. Senti Renzo, è stato totalmente annientato il fattore campo con il Covid? Qualche segno l'ha lasciato di sicuro, non c'è dubbio che il pubblico ti aiuta parecchio. E quest'anno purtroppo, già dall'anno scorso abbiamo visto che fuori casa tante squadre giocano, non dico che giocano diversamente, però il pubblico si fa sentire. Roberto mi è testimone, se hai bisogno magari di un appoggio il pubblico te lo dà di sicuro, così come stadi vuoti magari qualche cosa manca. Tu dici che sei sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Roberto? Sono d'accordo quello che dice il Carla, perché il tuo pubblico ti manca, ecco, anche non volendogli, l'arbitro è sempre un po' condizionato dal pubblico di casa, perché se come sbaglia lo massacrano, ecco, perciò devi stare attento. E logicamente a lungo andare, oggi come oggi non c'è più il fattore campo. Purtroppo, speriamo che ritorni. Però psicologicamente, no? Per quale motivo secondo voi un giocatore, cioè voglio dire, voi che avete giocato su grandi palcoscenici, no? È ovvio che a un giocatore, facciamo finta della partita, prendiamo in esame la partita Inter-Lazio di domenica, ci sarebbero stati 70.000 spettatori, no? Cioè l'Inter, così come il Milan, richiama sempre tantissima gente.
Ma psicologicamente il giocatore della squadra avversaria non potrebbe trarne beneficio, visto che comunque si sente vessato dai tifosi che sono sugli spalti? Cioè, non potrebbe esserci l'effetto contrario? Perché prima c'era il fattore campo, ragazzi? Spiegatemelo un po'. Renzo, parto da Ma te. il fattore campo esiste soprattutto per la squadra che gioca in casa, Stefano, perché è evidente che quando stai, magari stai perdendo, devi cercare di attaccare e lo stadio, i tifosi danno questa spinta, danno qualche cosa in più. E viene a mancare questo pubblico, viene a mancare di sicuro, perciò la squadra più penalizzata di sicuro è quella che gioca in casa. Roberto. Sì, sono d'accordo, anche perché tu hai fatto una domanda e io te rispondo, te ne accorgi, ecco, e certi falli in casa te li fischiano, fuori no, ecco. Ah, ecco, proprio così dici. Sì, ma vengono condizionati certi arbitri, non tutti, ecco. Io mi ricordo nel mio periodo gli arbitri, quando c'era un nome, non so, per esempio faccio il nome Lobello, era meglio vederlo fuori casa che in casa, perché quello lì non aveva paura di nessuno. C'erano degli arbitri invece che erano casalinghi, ma lo si sapeva e lo sapevano anche i dirigenti, tutti, no? Ma perché? Perché uno ha il carattere e l'altro meno, cioè, non è che ti davano dei rigori inventati, però qualcosa, come ha detto Verlaschelli, qualcosa la squadra di casa col suo pubblico veniva anche involontariamente, ma veniva aiutata. Poi Bobo si ricorda, perché lui a Milano ha fatto anche contro di noi, ha fatto un gol anche col pugno, eh? Lui se lo ricorda. No, ma mi sono sbagliato, mi ha spinto, è stato Massa che mi ha spinto, vero? Ecco. Però a Roma sono scappato via con l'invasione in campo. Ah no, però a Roma era con la Roma, che avevo fatto due gol. E a cosa l'arbitro di Parma che ci aveva dato un rigore un po' dubbio, io feci gol, sono venuti tutti in campo. Allora io ho detto: ma fischia, perché ho detto, se annullano la partita mi annullano anche i due gol, no? E infatti, due gol. Ci diedero il 3-0 a tavolino e mi levarono i due gol. Levare i due gol a un attaccante è come levargli due denti, ecco. Della coltellata. Ricordiamo che insomma stiamo parlando di Roberto Boninsegna, uno. Beh, ma appunto, Stefano, stai parlando di un giocatore che anche ne ha fatti talmente tanti che non, anche se gli toglievano un palo, non andava male. Boninsegna non lo dico perché è presente, fa parte del patrimonio del calcio italiano. Cioè, no, Boninsegna era un grande, senza fare complimenti a nessuno, ma qua stiamo parlando di un grande giocatore. Soltanto nei 7 anni che è stato nell'Inter, pensate, ha giocato, perché mi sono documentato ovviamente, 197 partite e ha realizzato 113 gol, cioè una macchina da guerra, cioè, voglio dire, no? Garla, sì, solo in Serie A, poi tra coppe d'Italia, coppe straniere, con l'Inter ho fatto 170 gol in 7 anni. Non sono pochi. Garla, tutti i sogni. Ci sono i numeri. Me lo ricordo, sì, ma tra le altre cose, sai che io quando sono entrato in questo mondo, quando vedi certi giocatori, a me dopo che li trovi davanti, a un certo punto ti passa, ma questi qua erano campioni, io li vedevo in televisione, e quando vedevo questi giovani qua... Era il periodo di Bette che Boninsegna. Cioè, voglio dire, quello Juventus, questo era la fine. Nel mio periodo, a parte che c'era Massa anche, che era della Lazio, veniva dalla Lazio, però la grande Inter è un po' prima. Quando sono arrivato io da Cagliari c'era ancora Mazzola, Corso, Suarez, Pacchetti, Bedin. Hai giocato pure 7 anni in nazionale. Erano scarsini tutti quanti, comunque. Tutti quanti. Però dopo anche la Lazio ha vinto lo scudetto, no? Nel 74, c'era una bella squadra quell'anno lì. Ma a proposito, avete qualche aneddoto da raccontarci, qualche ricordo di qualche Lazio Inter, qualche cosa così, Renzo? Vabbè, io non ho capito, scusa. Qualche aneddoto, qualche ricordo di qualche Lazio Inter che avete giocato contro? Ma
Ma guarda, con l'Inter tra le altre cose è una squadra che si è sempre fatto patire qualche cosa, sia a Roma che a Milano non è che abbiamo fatto grandi vittorie. Devo dire che l'Inter era una bestia nera della Lazio. E tra le altre cose c'era anche Boninsegna che era una bestia nera della Lazio, comunque non so, però l'Inter era una bestiaccia. Ma sai, d'altronde l'Inter era una squadra di vertici, come poi lo è diventata la Lazio, ecco, perciò quando diventi una squadra di vertice dai fastidio a tanti, ecco, non c'è niente. Ma probabilmente sai, nel calcio tu lo sai meglio di me, nel calcio magari c'hai qualche giocatore o qualche avversario che magari ti mette in difficoltà. Aspettate ragazzi, aspettate un attimo. Ragazzi, devo chiudere perché sono arrivati i miei nipotini. Roberto, basta, vi saluto tutti. Grazie. Ciao, 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 ciao